Allora, ringrazio tutti per essere qui presenti. Innanzitutto io come posso dire, mi presento. Sono Dario Zizza e sono il presidente dell'Associazione Musicarte. Il perché inizio io prendendo la parola per primo? Semplicemente perché, come buon padrone di casa, perché l'Associazione Musicarte e Lab Creation ospitano in questo contenitore questa iniziativa. Infatti, chi ha strutturato, immaginato e pensato questo laboratorio dal basso è, come si può vedere dal manifesto, l'associazione Sintesi, rappresentata dal presidente Dario Perez, che adesso tra qualche secondo passerò la voce, da Ciccio Riccio, l'emittente radiofonica, nello specifico Molfetta SRL, e spero, o spero, come? E spero. Solo chimica, grazie. E quindi che abbiamo la presenza di Antonio Balestra, che ringraziamo per la presenza, e questo gruppo di associazioni e di società hanno pensato, immaginato questa nuova avventura, grazie alla Regione Puglia e l'Arti, rappresentata qui da Flavia Giordano, che anche a breve passerò la parola. Voglio ringraziare il signor sindaco di essere qui presente. Magari se poi ci può dare un saluto a tutti i corsisti, l'assessore Guglielmi, l'amico Carlo, che come posso dire, conoscendo e capendo bene l'importanza lavorativa di questa esperienza. Poi alle spalle, che sta facendo finta di niente, c'è Danilo Vidali, che vi incontrerete tra 2 settimane, che si occuperà di tutta la parte manageriale del corso. Che io sto dicendo banalità perché non voglio togliere praticamente la parola al presidente, perché si è preparato il suo discorsetto. Se dico molto, l'ho bruciato, quindi sto tergiversando. No, va bene. Allora, come vogliamo fare? Io non sono molto esperto alle cose in maniera istituzionale. Vogliamo dare prima la parola al signor sindaco? Ci presenta il progetto Flavia, che appunto rappresenta l'arti e quindi anche dal punto di vista istituzionale. Buonasera a tutti, io sono Flavia Giordano e quello è il mio cardigan. No, scherzo, io sono di Arti Regione Puglia e rappresento Laboratori dal Basso, faccio parte dello staff. Sono diciamo, sono il tutor di questo corso che è realizzato in partecipazione sia dall'Associazione Sintesi sia dall'Arti. Cosa sono i laboratori dal basso? Lo spiego magari per chi non lo sa, anche se diciamo nell'ultimo periodo ne abbiamo parlato molto. I laboratori dal basso sono un'iniziativa dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, che finanziano corsi destinati ad aumentare le proprie competenze imprenditoriali. A differenza di corsi di formazione tout court, hanno una differenza. Non sono organizzati da professionisti della formazione, quali enti di formazione o scuole, ma sono realizzati da giovani imprenditori o da associazioni che vogliono fare un salto qualitativo, come il caso dell'Associazione Sintesi. A differenza del corso canonico, i laboratori dal basso sono appunto creati dal basso e a me piace fare un parallelismo con un altro bando della Regione Puglia, che è Ritorno al Futuro. Con Ritorno al Futuro, la Regione Puglia finanziava le vostre borse di studio per andare all'estero, in Italia, a formarvi. Laboratori dal basso è esattamente il contrario. Noi finanziamo, dei co cioè vi finanziamo appunto dei corsi in cui siete voi che organizzate tutto, quindi scegliete i docenti, scegliete le modalità di interazione e scegliete soprattutto le tematiche. Come in questo caso,
Per realizzare un laboratorio dal basso dovete essere un gruppo fornito, in maniera tale che appunto, si crei quella coincidenza tra proponenti e partecipanti. La cosa bella è che poi i laboratori sono aperti e gratuiti, quindi li potete seguire, senza, appunto gratuitamente. Cosa fa Arti? Cosa fa quindi Laboratorio dal Basso? Cosa fanno i proponenti? Noi non diamo un contributo a fondo perduto coprendo tutte le spese perché pensiamo che appunto se siete imprenditori siete in grado di attivarvi e siete in grado di cofinanziare. Quindi con Laboratori dal Basso noi copriamo le spese di trasferta dei docenti, quindi vi compriamo i docenti e ve li facciamo arrivare sul territorio, docenti anche da tutto il mondo. E poi sosteniamo i costi per la diffusione delle attività. Come diceva Dario, noi copriamo i costi di streaming, perché Laboratori dal Basso è possibile sicuramente seguirlo in presenza come state facendo voi stasera, però potete anche seguirli in remoto comodamente da casa. Non a caso appunto siamo in streaming. Questo perché magari nei prossimi giorni verranno inaugurati molti laboratori e magari il laboratorio che vi interessa è lontano geograficamente da dove siete. Quindi con Laboratori dal Basso diamo anche la possibilità a persone che magari sono lontane di seguire un laboratorio in streaming. Laboratori poi comunque dà la possibilità di seguire le lezioni anche in un secondo momento, perché poi tutte le registrazioni del corso verranno rese disponibili e fruibili sulla piattaforma www.laboratoridalbasso.it insieme al materiale che metterà a disposizione il docente. Laboratori dal Basso è un bando che è ancora aperto. Adesso stiamo raccogliendo le candidature per la seconda fascia. Quindi il bando è aperto a sportello fino al 27 di giugno. Quindi se siete una microimpresa giovanile, costituita da ragazzi under 35, o se siete appunto un'associazione e avete voglia di imparare sui temi anche dell'imprenditoria, perché come vedete questo è un laboratorio in cui c'è una parte tecnica, però c'è un buon 50% di parte imprenditoriale e manageriale. Il nostro invito è quello di innanzitutto andare a guardare su laboratoriodalbasso.it le iniziative che sono state fatte finora e magari di proporne altre. Nei prossimi giorni diffonderemo un po' gli altri laboratori che potrete andare a seguire. Mi viene in mente nel territorio brindisino, lunedì andiamo a inaugurare un corso di agricoltura biologica a Celje Messapica, quindi se vi interessa questo argomento potete andarlo a seguire. Ad Exfada il 29 giugno realizzeremo un laboratorio sulle nuove frontiere dell'editoria, quindi tutti i laboratori hanno queste componenti comunque innovative e imprenditoriali. Per qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, perplessità, angoscia dell'ultimo momento, sì, contattateci su laboratoridalbasso@chiocciolarti.puglia.it oppure seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook per essere informati su tutte le attività. Allora, io passerei la parola a Dario Perez prima che collassi, in maniera tale. Beh, saluto tutti, ringrazio innanzitutto il sindaco, l'assessore Danilo De Lorenzo per essere stati qui, per aver accettato di far parte di questo laboratorio. Vediamo il simbolo di questo laboratorio, una parola quasi impronunciabile che non pronuncerò perché è difficilissima da dire, però significa essere imprenditori di se stessi. E con questo laboratorio, visti anche i periodi in cui ci troviamo a vivere, vorremmo che con le nozioni acquisite si riuscisse a creare qualcosa di personale, con una sola connessione, un computer, avete visto, molti di voi qui fanno grafica, che è possibile crearsi una professione, lavorare all'estero. Non piace la mia voce a qualcuno.
Quindi niente, volevo ringraziare tutti voi presenti perché comunque siete l'essenza del laboratorio. Molti di voi sono venuti anche da fuori Mesagne, se non sbaglio. Quindi è una cosa che vi fa onore. Spero che il laboratorio piaccia e che sia qualcosa di interessante e di utile per il futuro. Questo è un auspicio che noi tutti ci siamo comunque procurati di fare nell'elaborazione del laboratorio. Quindi niente, vi auguro un buon lavoro e che sia tutto scorrevole e facile. Comunque avete sempre un punto di riferimento che è Stefania o Dario o il presidentissimo dell'associazione, quindi potete rivolgervi a noi per qualsiasi cosa. Cedo di nuovo la parola alla Valletta, Dario. Allora, prima di sentire la voce di, anzi, in realtà lasciamo per ultimo Antonio perché la sentirete molto la voce di Antonio per tutti questi, per questi giorni futuri, perché poi dovrò anche, qualcheduno di voi è stato già avvisato, c'è una variazione che c'è stato in corso d'opera, poi perché. A noi ci sono venuti dubbi, angosce, perplessità e nel frattempo Flavia e tutto lo staff di arti è stato molto capace nel risolvere. E quindi dalla struttura originaria si è modificata leggermente, quindi come succede nella stragrande maggioranza delle volte, per andare in peggio siamo andati molto a migliorare la situazione. Infatti il signor De Lorenzo, Antonio, rimarrà, anziché per 2 giorni, rimarrà 4 giorni con noi, approfondendo delle tematiche molto importanti, mentre poi l'altro docente, Racuglia, farà, lì sì, è una full immersion totale di 8 ore il venerdì e il sabato, in maniera tale da comunque garantire tutto il corso e garantire la presenza di questi importantissimi docenti. Volevo ringraziare perché mi era sfuggita all'inizio la presenza della dottoressa Mi, perché tutto questo in realtà è iniziato grazie a lei, perché ci ha messo come posso dire, la pulce nell'orecchio di fare che queste cose si possano fare in maniera seria anche in Puglia. Ci sembrava strano, però in realtà avevi ragione. E quindi vorrei, non lo so, vorrei passare la parola al signor sindaco, l'assessore Guglielmi. Decidete un attimo come meglio credete voi. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Beh, ciò che si sta per avviare, anzitutto fare i complimenti a chi ha partecipato a questo bando regionale, no? La Bagration, Ciccioriccio, sintesi e spero che un servizi formativi avanzati. Noi conosciamo già come amministrazione comunale ciò che è stato qui Lab Creation, ciò che ha prodotto i risultati che abbiamo avuto. Tra l'altro questo è un immobile di proprietà comunale, no? Dato come dato d'uso Lab Creation proprio a seguito di un bando vinto, no? Bollenti, di Bollenti Spiriti. È un vecchio immobile ristrutturato da parte del comune dato in concessione a Lab Creation. Che ha prodotto già ha dato dei risultati in altri campi, in altri settori. L'amministrazione comunale naturalmente ha collaborato nei limiti di ciò che è possibile fare oggi come amministrazione comunale in un momento di particolare difficoltà. Ciò che invece si sta per avviare adesso è, come è stato detto, un'ulteriore opportunità in un momento particolarmente difficile dove magari molti giovani non riescono a trovare collocazione nel mondo del lavoro, dove si trova difficoltà di individuare anche i canali di sviluppo certi, produttivi per se stessi, per sviluppare le proprie potenzialità, la propria voglia di fare, il proprio sapere, la propria passione, ciò che ognuno deve fare. Questo può essere un'opportunità, è un'opportunità per voi per accrescere le vostre conoscenze. Non so, e quindi avere più possibilità in più nel mondo del lavoro, ma è un'opportunità anche per il contesto sociale, è un'opportunità per la comunità. Avere giovani che si cimentano con le nuove professioni vuol dire arricchire non solo se stessi i giovani, ma arricchire il territorio di conoscenze, di sviluppo, di potenzialità di sviluppo. Ecco cosa vuole essere questo. Io sono convinto che raggiungerete i risultati raggiunti, che ciò che ci sarà sarà utile per voi, per la comunità, per le conoscenze e per ciò che potete produrre. Quindi,
Di nuovo complimenti a chi ha saputo ancora delle volte cimentarsi con ciò che la regione mette in campo. Vi auguro un buon proseguimento, buon lavoro e potete contare sull'amministrazione, Dario, come sempre, per quanto riguarda ciò che possiamo dare e ciò che voi potete dare all'amministrazione comunale e alla comunità in genere. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie al signor Sindaco soprattutto per le parole di vicinanza che ha con questa struttura, perché poi io per presentare me non ho presentato la struttura, l'ho detto, non sono né bravo né capace nel fare queste cose. Perché questo gruppo di queste associazioni, questa società, si uno spin-off, o sbaglio, spero, perfetto. E quindi, cioè, cercare e agglomerare insieme tutte queste capacità, queste entità che ci sono nel professionisti come anche locali, come appunto diciamo la signora Mi e la Mi, io purtroppo li chiamo sempre per nome, non mi ricordo mai il cognome, va bene, Vidali, doveva far capire che un contenitore come questo non deve servire soltanto a far venire ragazzi come siamo nati nel 99, in maniera tale, anziché stare in mezzo alla strada, venite qui, facciamo suonare, vi facciamo strimpellare, vi badiamo noi, no? Come si dice a Mesagne. In realtà noi per fortuna ci siamo evoluti, siamo andati più avanti, adesso i ragazzi sono cresciuti e si vede la certa età, e adesso c'è il problema più importante, che è quello di giocare in mezzo alla strada, anziché giocare in mezzo alla strada adesso c'è il problema del lavoro. Quindi ci siamo evoluti, abbiamo cercato intorno amicizie importanti, abbiamo cercato intorno persone che sanno fare, e questa struttura sta diventando, come lo era già, ma ancora di più lo sta spingendo su questo pedale, accelerando ancora di più, il discorso di essere un incubatore e puntare molto sul discorso del co-working. Quindi questo è semplicemente un passaggio, come diceva giustamente, voi non l'avete sentito, poi sentirete su Teleradio Città Bianca, quando è stato fatto l'intervista al signor De Lorenzo, è stato detto, ma un full immersion come questa basta? Ovviamente, giustamente, sarebbe stato stupido dire no, non basta, però è un orientamento. Oggi come oggi, che non esiste più il posto fisso, oggi come oggi che non esiste più il posto alle poste o alla banca, il lavoro bisogna inventarlo. Purtroppo, dato la situazione ancora medievale che abbiamo qui nel nostro sud Italia, molte cose all'avanguardia che il signor De Lorenzo ci farà vedere oggi, noi non potevamo avere assolutamente idea che potesse esistere. Non possiamo immaginare ciò che realmente con la grafica 3D si può fare oggi, che può andare dall'architettura all'utilizzo in ambito medico. Qui noi siamo convinti che la grafica 3D sono i filmetti della Pixar che vediamo, che portiamo i bambini a vedere al cinema. Quindi questo nostro sforzarci è semplicemente sforzare di dare nozioni, di migliorarci, è semplicemente il passaggio. Adesso i bambini sono cresciuti, dobbiamo trovare ciò che veramente occorre per loro, ossia questa agognata possibilità di guadagno. Ora, se l'assessore Guglielmi vuol dire due parole, o no, non vuol dire due parole. Faccio soltanto un in bocca al lupo a voi. Per me è un piacere, come sai, ritrovarvi qui, che è stato, come dire, la mia, no, prima passione, quindi questa struttura l'abbiamo avviata insieme negli anni 2002-2007. E niente, posso percepire, perché lo tocco con mano direttamente, quanta strada e questo dei laboratori dal basso è un'opportunità davvero che vi trova, a mio avviso, maturi come gruppo che gestisce questa realtà di Lab Creation di Mesagne. Per cui un in bocca al lupo a voi, ai ragazzi, e sulla strada dell'innovazione ci troverete e mi troverete in particolare sempre in prima fila. Grazie. Fanno il 3D per le case estere e non lo sappiamo. Per cui ci sono anche dei punti d'eccellenza, per cui si opera per conto dell'estero. Sia l'Italia, anche in questo, spesso ricorre a manodopera in India o in Cina, a distanza. E sia al contrario, a noi è capitato di fare lavori per conto di videogame, grafica per videogame, PlayStation, per indiani. Quindi gli indiani ci hanno dato il lavoro. Ora,
La comunità internazionale a questo livello è estremamente eterogenea e tutti i gruppi di lavoro sono fatti da italiani, francesi, eccetera. Non c'è una prevalenza di un paese o di una lingua rispetto all'altra. Oddio, la lingua è l'inglese ed è questo il primo livello. Quindi prima che vi parli di meraviglie, ne vedrete alcune anche notevoli, occorre sapere quali sono gli strumenti per interconnettersi e non basta neanche più la linea veloce, ammesso di averla, perché ancora non abbiamo internet veloce e soprattutto in tutte le zone d'Italia. Questi dati sono una quantità enorme, devono viaggiare da una parte all'altra, quindi occorre avere connessione veloce via internet, conoscenza dell'inglese. La conoscenza dell'inglese è fondamentale perché anche l'indiano vi parla in inglese e lui l'ha imparato a scuola, né più né meno che come facciamo noi o dovremmo fare noi. Quindi l'inglese è anche gran parte della documentazione di questi software, sono scritti in questa lingua. Noi anche come piccola casa editrice, come Mago Edizioni, facciamo delle traduzioni o abbiamo dei manuali nostri, ma la quantità di roba sulle comunità internazionali è enorme. Lo stesso YouTube, cercando dei tutorial o dei passaggi, vedremo anche questo, come saperlo fare o come aiutarsi nella didattica, se vi può interessare, usa prevalentemente l'inglese come idioma. E direi anche che è una via preferenziale, perché tramite questa lingua si afferisce direttamente a chi fa questi software, che nella maggior parte dei casi sono anche disponibili, si afferisce e si comunica anche con gli animatori Pixar che avete citato prima o di altro genere, che spesso sono molto disponibili, non è vero che sono freddi o lontani, certamente molti di loro non capiscono l'italiano o comunque non vogliono parlare in questa lingua. E questo è anche un mondo molto anglofono, nel senso che anche andare a lavorare all'estero, penso all'Inghilterra che primariamente è Londra e l'Interland, ma non solo Londra, la Francia, il Canada, dove anche molti italiani vanno e magari poi ritornano anche, la cosa che richiedono, vi dirò poi se vi interessa come si fa un colloquio con queste case, anche grandi, tramite cellulare e ovviamente in inglese, cioè al telefono. Quindi se già vedono che non rispondete come si aspettano e siete anche bravissimi, c'è un problema a monte. Quindi intanto, senza tradire le proprie origini o la propria terra, l'inglese è l'idioma preferenziale e investire anche qualche mese a Londra solo per impararlo, anche pagandosi con dei lavoretti, lavorando da McDonald's, facendo il cameriere, non c'è nulla di male in questo, magari si fa soprattutto da giovani, imparare l'inglese è la prima via per avvicinarsi il più possibile alla fonte in qualche modo. Questo vuol dire che in Italia è possibile? Certo che è possibile, ma brilliamo per luce riflessa. Gli strumenti, nella maggior parte dei casi, provengono dagli Stati Uniti o da altri paesi europei, anche la Spagna ad esempio, ne vedremo un paio, e lo stesso parlano in inglese, lo stesso scrivono, non si sognano di scrivere manuali in spagnolo, sebbene siano gli artefici, lo scrivono solo e soltanto in inglese. Quindi questa è una componente importante. L'altra, vi deve piacere, la meraviglia, cioè, e questo vale per tutte, o dovrebbe valere per tutte le attività della vita. Se non avete, se tutto ciò non vi suscita meraviglia o non sentite qualcosa in più, non è per forza la vostra strada. Non ha importanza se vi piace giocare e volete fare grafica per videogame o preferite la componente architettonica perché siete architetti o ho lavorato con uno studio di architettura. La grafica 3D è una, quindi l'altro errore che si fa è: voglio fare grafica per videogame, voglio fare grafica per il cinema, voglio fare grafica per gli effetti visuali. In realtà stiamo parlando di sfaccettature degli stessi software, degli stessi metodi, cambiano solamente dei piccoli aggiustamenti e cambia anche l'esperienza. È logico che comunque bisogna anche applicare questi campi, però quando si apprende, siete tutti giovani, comunque sia nelle fasi iniziali dell'apprendimento, non ci si pongono questi limiti. Voi dovete fare grafica, poi c'è grafica 2D e grafica 3D, questa è per lo più 3D, la grafica 3D ha innumerevoli sbocchi, per cui succederà che andrete a lavorare per fare un videogame, ma succederà come è successo che architetti si sono trovati a fare la grafica 3D per i fondali di Guerre Stellari. Allora, sono architetti o hanno fatto effetti visuali? Hanno fatto progettazione, hanno fatto quello che sanno fare. Ecco, l'altra cosa è che la grafica 3D non inventa competenze. Quindi, ve lo dico perché insegno da oltre 20 anni, ma non solo alcune di queste materie dal lato tecnico, anche nel coordinamento, nel come far funzionare tutto questo. E so come si formano
gli studenti e quali errori non occorre compiere o comunque cosa fare per accelerare questi processi. Noi insegniamo a fare grafica 3D, che vuol dire grandemente visualizzazione tridimensionale, sia statica che animata, ma non facciamo gli architetti. Quindi se devo visualizzare il castello piuttosto che un centro storico, ho bisogno sempre e soltanto degli architetti che facciano i disegni. Non c'è nessun grafico 3D in quanto tale che si improvvisa nel fare l'architetto. Ecco, voglio togliere un po' di questo tipo di cose, perché noi vedremo addirittura delle applicazioni nella moda, quindi faremo delle sfilate virtuali con i vestiti che vengono indossati da indossatrici o indossatori, comunque sia 3D, che sembrano reali, ma noi non siamo stilisti. Qui c'è un'enorme differenza. Vedremo anche delle applicazioni, noi lo insegniamo anche a radiologia, sono medici che fanno, medici radiologi che esaminano TAC, risonanze o d'altro. Noi rappresentiamo in 3D quello che loro acquisiscono da esami, ma non siamo medici. Quindi cominciamo a dire quello che non siamo. Non siamo necessariamente professionisti legati a una branca. Poi è chiaro che c'è anche l'architetto che è specializzato in 3D o il medico o il ricercatore che ne sa anche qualcosa. Ma in realtà la professione di visualizzatore è una professione a 360 gradi. Per cui ci è capitato, e facciamo ancora ad esempio, rappresentazioni visuali di fiabe per iPad in 3D per bambini. E quella che cos'è? Non è più grafica 3D o è anche un po' architettura, visto che c'è il bosco con cappuccetto rosso e costruiamo anche la capanna della nonna. Allora, questo è anche, senza che vi spaventi, un campo estremamente multidisciplinare. Quindi intanto non facciamo cose che demandiamo professionisti. Il professionista, l'architetto, ci dà una pianta, a volte ci dà una pianta CAD, quindi un disegno già che viene al computer, poi ci dà un disegno su carta. Noi lo riportiamo all'interno della macchina per farlo apparire 3D. Questo, se andate su scavolini.it, è un catalogo totalmente 3D. Scavolini non ve lo dice. In realtà noi l'abbiamo fatto anche per altri marchi di gioielli, ad esempio, e spesso non viene detto, si tende a farlo passare per fotografia. Bene, sono tutti bit, non c'è una sola ripresa fotografica in questo. E questa cosa è connessa anche ad altri discorsi che avete fatto prima. Sta cambiando il modo produttivo di fare le cose. Gran parte della crisi, al di là della crisi di liquidità, che è enorme, è anche una crisi di idee, è una crisi di infrastrutture. Scavolini è andata in crisi come tutte le società di produzione di mobili, e comunque parliamo di società grandi. Voi sapete cosa significa lontanamente fare un progetto, ad esempio, di un bagno? Prima faceva solo cucine, adesso fa anche bagni, guarda caso. Il 3D dà delle opportunità per andare anche in altri campi. Ma quando un progettista, un architetto, un designer, disegna su carta, fa i prototipi, colora, usa più o meno il suo Photoshop o programmi consimili, poi chiama degli artigiani che devono costruire, lucidare, colorare, poi chiama dei fotografi, chiama degli scenografi, deve assemblare tutto questo in uno spazio, i fotografi e gli assistenti devono fotografare, poi devono sviluppare anche in digitale, poi devono stampare, sono passati 2 mesi o anche più, ho messo in mezzo un sacco di persone, è giusto, sarebbe manodopera, costano tantissimo, qualche milione di euro, il cliente non va, non piace, o il magazzino pieno di roba invenduta. Questo prima. Adesso disegno, sempre con gli architetti e i designer, visualizzo in 3D, vedo se gli ordini, poi produco. Sono spariti i fotografi, sono spariti gli artigiani che costruivano, sono spariti un sacco di cose. Non lavorano più? No, li richiamo dopo, non nella fase iniziale di progetto, ma nella fase di realizzazione, ad esempio. Ok? Allora, se io faccio il fotografo, continuo a fare il fotografo pensando alla vecchia maniera, o faccio l'artigiano, o lo stampatore anche l'editore, alla vecchia maniera, beh, quel mondo non è solo andato in crisi, ma temo veramente che non torni più. È cambiato in maniera irreversibile. E il motivo è solamente uno, costa molto meno. Lo vedete anche con quotidiani, giornali, con i tablet, i telefonini. Se io lo stesso giornale lo posso acquistare a 0,50, 0,40, al 6 del mattino e non vado neanche all'edicola, il problema è l'edicola che chiude o che io non ho capito come funziona tutto il processo. L'edicola è destinata a chiudere, ma questo è inevitabile. Se l'edicolante ha una certa età andrà in pensione, i figli dell'edicolante faranno app. Questo è la cosa da capire. Bisogna riconvertire questa cosa. Ma il fotografo
Vi assicuro che l'illuminazione 3D di questa scena, la vedremo tecnicamente lunedì o martedì, visto che tutto sono meno che un teorico di questa roba la facciamo, quindi mi sono portato computer, macchine, per farvi vedere direttamente come agire, oltre che avere una mappa mentale di tutte le possibilità, ha bisogno anche di fotografi. O comunque vedrete adesso che tra le competenze per illuminare, per quello che si chiama look development, cioè lo sviluppo dell'aspetto, c'è bisogno di fare i fotografi. Quindi agli studenti che fanno grafica 3D, l'altro consiglio oltre alla fotografia è acquistate una macchina digitale e fate un sacco di foto. Poi cominciate anche con dei corsi e magari anche qui un fotografo tradizionale vi può aiutare. Quindi all'interno di corsi, diciamo che durano qualche anno, generalmente anche due o tre, ci sono anche materie come fotografia. Perché noi alla fine qui dentro in maniera virtuale andiamo a posizionare dei pannelli che illuminano, andiamo a mettere il sole con latitudine e longitudine il 2 di maggio che è in questo paese vedendo l'alba tramonto di tutto il progetto o dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi la cosa interessante è che queste competenze anche artigianali non si sono perse, vanno solo riconvertite e ammodernate. Vanno fatte incontrare con strumenti di questo genere che in tempo reale, comunque velocemente, ci consentono di esprimerci. Ovviamente avremo anche delle pause, avremo anche degli spazi di domanda. Questo è solo gli spazi per fare domande. Io ho iniziato. Questo è il preambolo. Allora non ti blocco. Non si è capito che quando parte, no, non c'è modo. Non si ferma più. Quindi infatti noi, giusto l'orientamento, non vi disperate, non starete sino tutta questa sera, sino alle 8, così a raffica. Faremo una pausa, ci organizzeremo anche nei giorni successivi. Abbiamo, tra l'altro, sono già le 4, quindi quell'ora di corso che teoricamente ci sarebbe dovuta essere, la recupereremo tra l'altro in questi giorni, non è quello il problema. Il corso sarà strutturato così, penso che avete già capito che è interessantissimo, penso che avete già capito che Dario, Claudio, dove sta Francesco, l'altro Francesco che si è spostato, cioè sono i ragazzi soci dell'associazione Sintesi, hanno scelto bene chi invitare, perché l'abbiamo ripetuto più volte su Facebook, su tutti i media, chi è Antonio De Lorenzo, voglio dire... Antonio De Lorenzo è anche questo, nel senso io quando iniziamo? Io lo prendo 10 anni fa, l'ho preso il primo, ho visto che bella immagine qua sopra, quanto mi piace, poi ho visto di che si trattava e ho provato a iniziare a fare grafica 3D. Quindi questo signore sa vita, morte e miracoli della grafica 3D in Italia. Se avete qualsiasi cosa da chiedere sulla grafica 3D non vi potrà mai più succedere se non andate a Roma, anzi per la precisione, Guidonia. Anche Roma. Non vi succederà, non avete mai più la possibilità di poter toccare effettivamente con mano quello che è la grafica 3D in maniera professionale, come qui nel avete visto anche il personaggio, scusa il termine, nel senso che è una persona molto spigliata. Vogliamo iniziare subito con il corso, vogliamo fare, mi piacerebbe molto sinceramente, giusto un saluto, non voglio perdere più te, no, il nostro, anzi mi sfuggiva, io poi non parlerò mai più per i prossimi 3 settimane, quindi non vi preoccupate, e quello che volevo portare, i saluti dell'assessore, dell'avvocato Castrignanò, che purtroppo per motivi di lavoro, infatti ancora in tribunale, non può essere qui. Comunque mi ha telefonato per portare i saluti da parte sua a tutti gli intervenuti. E lo stesso anche del Presidente del Consiglio. Io vorrei, perché giustamente Lab Creation non è soltanto musicarte, è anche Ciccio Riccio, vorrei, dato tu sei più abituato di me a parlare, Marco Greco, che è uno storico speaker radiofonico di Ciccio Riccio, è venuto a... Sì, buonasera a tutti quanti, soltanto due parole: passione, impegno, creatività, spirito di appartenenza.
Da qualche anno con Lab Creation Ciccio Riccio cerca di valorizzare e dare voce soprattutto a chi non ce l'ha. Questo è il nostro modo di fare, questo è il nostro motto. E anche questo rappresenta sicuramente un'opportunità per tutti quanti. Noi vi auguriamo ovviamente buon lavoro, un abbraccio a tutti quanti e grazie soprattutto a Lab Creation Ciccio Riccio perché continua ancora a creare ancora delle nuove idee e nuove situazioni e nuova creatività soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio. E tante ne creeremo perché non si libereranno facilmente di noi. Un X figura se c'è il cattivo, no? Cioè, deve essere sempre il cattivo, se c'è un cattivo non si libererà di noi. No, Francesco, non ti faccio parlare. Allora, vuoi giustamente? No. Va bene, io ho visto che stai già prendendo appunti, quindi sei ovviamente molto interessato all'argomento. Dottoressa Mi, no? Ok, partiamo, facciamo così. Allora, buon lavoro a tutti e ricordo a ribadire, sfogatevi, utilizzate. Allora, saluto il sindaco. Arrivederci. Allora, posso iniziare? Ok, adesso inizio seriamente. Allora, iniziamo tecnicamente? In realtà non era il preambolo, era già l'inizio, però non avevo capito che dovevo solo fare la presentazione, quindi l'ho fatto aspettare un po' troppo. Allora, come attività editoriale invece facciamo queste cose qui. Questo è il sito istituzionale nostro dove mettiamo aggiornamenti, diciamo, quotidiani, quindi oltre a presentare le riviste anche filmati. Gran parte di quello che vedete potete trovarli sia qui, imagineaction.com, ma anche 3D Arts Italia, che in realtà è il sito ufficiale di quest'altra rivista che traduciamo dall'inglese. Quindi una è nostra italiana e un'altra. E su questo, diciamo, ci sbizzarriamo anche tecnicamente, per cui trovate anche tutorial, materiali e cose di questo genere. Gran parte anche dei filmati che vi faccio vedere da oggi e nei giorni successivi li abbiamo messi o metteremo, quindi in qualche maniera è una sorta di, diciamo, collegamento con i lettori o con gli appassionati. Allora, quindi posso iniziare in maniera più, non dico ancora tecnica, comunque. Allora, l'altra cosa interessante, l'altra cosa che mi interessa premere è che per avvicinarvi, ma anche per continuare, dovete assolutamente avere una sorta di mappa mentale di quelli che sono tutti i campi di applicazione. Quindi diciamo che i primi due giorni saremo un po' più generalisti, e tra l'altro questo è esattamente la figura del grafico 3D generalista. Sa un po' di tutto, ma niente di così specifico, ed è il primo passo. Poi c'è una figura del grafico 3D specialist, quindi quello specializzato in. Ciò non significa che non posso fare il generalista tutta la vita, ma comunque generalmente si preferisce specializzarsi in un campo e anche iperspecializzarsi in alcuni campi o sottocampi, per cui dovete conoscerli anche per sapere dove posso andare o che cosa posso fare o a quali sviluppi posso arrivare. Inoltre, se vi interesserà, vi parlerò anche di come si fa un reel, come si presenta un curriculum, che in realtà qui è tutto visuale, non c'è niente di testuale. Quindi ad esempio un'altra cosa è che non si presenta, cioè nome e cognome è il nostro curriculum tra grafici. In realtà dovete dare 60-80 secondi di reel dove c'è un filmato dove mettete il meglio di quello che avete fatto. Se l'avete fatto a scuola, magari anche col nome della scuola o col vostro nome, quello è un reel anche solo per fare stage. Quindi non vi sta pagando nessuno, soprattutto all'estero, ma anche in Italia volentieri, però non vi fanno neanche entrare se non dite a quale categoria appartenete. Cioè, quindi questo reel già dice, sì, io sono generalist, però sono orientato a fare rappresentazione architettonica o ho fatto per lo più dei personaggi di videogame. E vedremo anche come si lavora e si opera fin dall'inizio copiando, ricalcando, e vedrete che anche produttivamente, se non sapete disegnare,
e anche quando sapete disegnare fino a un certo livello, c'è qualcuno che vi fornisce il progetto, quello che chiamiamo blueprint, quindi i contorni di cose da ricalcare realmente. Per cui prima che me la facciate questa domanda, perché è la prima che si fa sempre, ma non so disegnare, posso? Assolutamente sì, non è previsto che sappiate disegnare, così come non è previsto che sappiate ovviamente anche l'inglese, ma le due cose aiutano molto, o comunque velocizzano queste componenti, o comunque vi indirizzano su una componente rispetto all'altra. Cioè, anche senza disegnare, in realtà posso fare delle cose notevoli grazie a strumenti come tavolette grafiche, mouse, comunque sia computer. Ma se avete conoscenze di classiche, diciamo che questo può essere molto molto accelerato. E soprattutto potete anche mettere un'impronta personale, dare uno stile, un modo diverso da quello di tutti gli altri grafici. Il grafico 3D è talmente una mosca bianca, una figura rara, che consente in qualche modo di avere il lusso, tra virgolette, di andare dove volete. È un po' il caso che decide quali campi vi stanno richiedendo, ma voi avete il lusso di dire sì, non mi interessa, voglio andare da questa parte, preferisco un po' più videogame, preferisco architettura, no, voglio cominciare con un altro tipo di cose, effetti visuali, e vedremo anche cosa significa il controllo delle folle, ad esempio, 3D, cioè N elementi che vengono mossi all'interno di un computer, e lì non c'è bisogno di saper disegnare. Così come in alcuni pacchetti, in alcune specializzazioni di environment, cioè di progettazione e rendering degli ambienti, ho bisogno di dati satellitari o di dati del terreno, cioè il disegno può andare un pochino in secondo piano. Comunque l'idea è che le arti classiche servono e come, anzi solitamente nei corsi noi le rinforziamo un po', quindi facciamo un mini corso di disegno anatomico e facciamo anche scultura con la creta. Questo per prendere dimestichezza con il fil di ferro, la creta e le forme. Non ha importanza il saper disegnare o meno, non ha importanza il grado di arrivo e anche di abilità, però consente a tutti di rappresentare una testa umana, un drago, una serie di elementi che tra l'altro sono anche quelli che costituiscono gli esempi di apprendimento. Per cui questa professione è difficile, come tutte, se non avete un progetto di base, se non sapete verso quale linee seguire. È facilissima, permettete di dirmi anche molto stupida per certi versi, se sapete piano piano come spostarvi. Alla fine è un automatismo. E per farvi capire quanto è semplice e stupida la componente automatica di software e di hardware, vi dico che durante il servizio civile l'ho insegnato a fare grafica 3D direttamente a due ragazzi distrofici, immobili a letto, due fratelli tricotomizzati che muovevano una trackball. Quindi quando i miei studenti mi dicono non so disegnare, questa cosa non la farò mai, gli faccio vedere le cose che hanno fatto questi due fratelli, completamente immobili, quindi anche con una situazione non di disagio, di più ovviamente. Per cui non esiste che il grado di abilità di disegno, di rappresentazione mi frena su questo tipo di cose, ok? Certo, se ce l'ho posso andare, posso velocizzare dei comparti, posso specializzarmi in alcuni lidi. Ciò non vuol dire che sono preclusi a chi non sa disegnare o a chi muove appena una penna o cose di questo genere. Invece quello che ci serve, a parte dell'inglese, è il grandissimo spirito di osservazione, quello di rubare con gli occhi, quello di rubare la realtà, di vedere quanto la realtà è caotica e di saperla riprodurre. Di nuovo, parliamo di copiare. In realtà sto copiando la disposizione di un albero o il modo con cui le foglie si muovono. Ma io ho un computer, quindi le foglie me le fa girare da sole verso il sole, non c'è bisogno che le modello io. Però disporle su filari casuali è una mia abilità derivante dall'osservazione. Quindi ci sono anche un sacco di gradi nel fare questa professione e vi dico anche ci sono anche un sacco di errori da evitare. Per cui, lo vedremo soprattutto lunedì e martedì, quando illuminiamo tecnicamente, una cosa che si fa in 3D è di non mettere i materiali prima di illuminare, e questo ve lo dobbiamo dare noi, cioè i docenti. Tutto il resto dipende dall'osservazione, ma dipende anche da voi che lavorate a casa. Direi 10% bravi docenti, 90% lavoro a casa. Mi ricollego all'esempio iniziale. Potete essere bravissimi, fare queste cose benissimo, al massimo della qualità, ma se siete lenti non vi vogliono. Quindi questa bravura io la vedo moltissimo nei forum, sia italiani che esteri, di gente che fa 3D, che ne so,
Tra un certificato e un altro al catasto o al comune, peraltro, quindi come secondo, terza, quarta professione, e poi alla fine arriva con quest'immagine anche bella, carina, fatta comunque sia gradevole e bella, e non ci faccio nulla, continua a essere un hobby. Allora, bisogna essere bravi, io direi anche mediamente bravi, non per forza bravissimi, ma veloci. Anzi, la velocità è più importante della bravura. C'è uno step degli studenti della modellazione di un'automobile da zero che lo studente fa in un mese dopo che ha appreso come si fa e poi deve ridurlo in una settimana e poi in 3 giorni. Questa cosa lo fa solamente rifacendo la stessa automobile n volte a casa e a un certo punto si stufa ovviamente e cambia automobile, quindi moltiplica. Però il metodo di come si fa questo tipo di cose vale per l'automobile di Paperinic, della macchina di Topolino di Paperino, della Sinca di Zio degli anni 70 o della macchina di Formula 1 o della Lamborghini ultima uscita. Il metodo è la cosa fondamentale, quindi è questo che vi dovete impadronire se volete velocizzare il tutto. E prima ancora di arrivare al nocciolo del metodo, il 3D non esiste senza il 2D, quindi sto facendo dei preamboli, però levo un sacco di roba fuori. Non si può fare la roba del 3D di Scavolini o qualunque cosa che voi avete visto, con della roba che sento spesso anche nei forum, non toccata con Photoshop. Così, come è uscita magicamente dal software 3D? Bene, non esiste. Questa cosa non solo è un'illusione, ma un errore gravissimo. Se tu mi dici che non hai toccato con Photoshop la tua immagine 3D, non sai fare 3D. Stop. E quindi già che tu lo dici, forse il tuo curriculum non mi interessa così tanto. Perché il 3D è lungo e penoso, cioè c'è bisogno di macchine potenti che calcolano dopo che voi avete sistemato delle cose. Se una roba la posso regolare con Photoshop, ad esempio la profondità di campo, la sfocatura, tutti conoscete questo termine, no? Perché lo devo fare su un software 3D? 3D Studio Max, Maya, ed è indipendente dai software 3D, impiegano ore per fare una sfocatura di campo e poi non vi piace. E poi il regista ha detto che non va bene. Voi usate Photoshop, una maschera particolare che si chiama Z-Adapt, After Effects o Nuke o qualunque altro software video e lo regolate in tempo reale. Perché? Allora, il 3D è pieno di immondizia e l'80% dell'immondizia sono queste opzioni qua. La profondità di campo è un sacco di roba che è messa per confondervi. Non lo fanno di proposito, ma in realtà non vi serve. Non solo non vi serve, ma state buttando del tempo, perché non tocca a voi. Abbiamo detto che qui si impara anche a fare gli imprenditori di se stessi e tutti quanti impariamo un po' tutto da generalisti, ma questo è un lavoro da team, per cui ho bisogno di interfacciarmi con quello che usa Photoshop, con quello che usa il video, con quello che disegna, eccetera, eccetera. Ciò non toglie che soprattutto durante l'apprendimento non impari questi software, ma imparo a fare video non certo per fare il compositor e l'editor video, ma per interfacciarmi e dire guarda che questa immagine te la devo dare in un certo modo, per chi già sa un po' di 3D, si chiamano render pass, cioè devo sapere che cosa, quali livelli far calcolare alla macchina in modo che chi sistema il video non abbia problemi. Quindi delle materie bisogna farle perché sono essenziali per togliere lavoro alla pesantezza e lungaggine del 3D. E quindi non si può fare grafica 3D senza conoscere Photoshop. Se anziché Photoshop si chiama GIMP o GIMP perché vi piace Linux o Painter o CorelDRAW, io non faccio distinzione di nomi. Intanto perché come rivista e come esecutori vi dico che non esiste un software migliore di un altro, ce n'è qualcuno che è un po' più alto, al momento il mio preferito è Maya, affiancato da Houdini, non mi piace molto Max, poi vi dirò perché, ma non ha importanza, le stesse cose che apprenderete da Max, che fate con Max, io posso spiegarvi da Maya o viceversa, soprattutto posso utilizzare Mentaray e V-Ray su Maya e farvelo arrivare da Max, oppure fare questo anche con un altro motore, Arnold, che stiamo utilizzando adesso, e farvelo arrivare da un altro software. Quindi, altra cosa, non vi fissate con i software. È già stupido che le piattaforme Mac contro PC. Tanto il problema è molto semplice, il 3D su Mac non si può fare. Quindi ce lo togliamo di mezzo subito. Non c'è bisogno di mettersi a fare diatribe laziali, romanisti, baresi o squadre. Il 3D è anche una questione di hardware. Però non vi dovete fissare sul software, perché adesso hanno buttato fuori Softimage, un software storico del 3D, bellissimo. Secondo me è il più vicino alla perfezione. Autodesk l'ha eliminato. E chi ha imparato e usato Softimage fino adesso, che fa? Va a casa, non fa più il 3Dista? Quindi se voi vi ancorate al mesh smooth di Max, siete fregati. Perché nel momento che la casa vi dice dovete lavorare con Blender, che è open source e gratuito, voi state
fermi, invece dite, ok, come si farà il mesh smooth di Max dentro Blender? E mi vado a trovare la mia cosa. Quindi il problema è di metodo. È come dire che io imparo Photoshop per fare il ritocco delle fotografie e poi non posso fare il ritocco con un altro software. Imparo a fare fotografie. Il software è a monte, ok? Quindi lasciate stare tutte queste cose del questo è meglio, questo è peggio, tanto non ce ne sono, e quando sono preferisco uno bravo o bravissimo con un software considerato minoritario, Blender, open source, che neanche è così minoritario, rispetto a uno che usa maglia da 6.000 euro e non sa fare neanche la metà di quello di Blender. Cioè, siate pragmatici, voi dovete produrre roba. Questa roba mica deve... Cioè, inizialmente è anche bella da vedere, guarda quanto sono bravo. Ci siamo, tutti i grafici 3D hanno un egocentrismo smisurato, per cui anche questo fa parte dei giochi. Però confrontandosi, eccetera, questa cosa la si sminuisce, soprattutto perché è un lavoro di team. Allora, è tutto bello, vedrete che è proprio questo la nostra meta finale, il fotorealismo. L'immagine indistinguibile dalla foto. Non che ci serva sempre, comunque, però è un grado di abilità spesso del grafico, ma a volte anche solo del motore di rendering. Quindi vi ammazzate con Mental Ray, ve lo dico subito fuori dai denti, però non è colpa a fare un realismo di questo genere, magari ci riuscite anche dopo 6 mesi, Mental Ray è un ottimo motore sulla statica, però c'è un V-Ray che ci mette 20 volte meno i tempi, la qualità è uguale o superiore, qual è il motivo di usare Mental Ray? Sì, certo, inizialmente da studente perché è integrato nel pacchetto. Bene, noi anche lo facciamo fare ai nostri studenti, glielo facciamo fare per eliminarlo, perché anche questo è importante, prendi coscienza di come funziona, è integrato, delle plugin non saranno compatibili con V-Ray, a te ti servirà per forza Mental Ray, in video potrai utilizzarlo, però dopo imparerai soprattutto in animazione. Quindi prendete anche dalle riviste, dai siti o d'altro, c'è anche cosa hanno utilizzato con questo, per fare questo prodotto, cosa hanno utilizzato per fare questo film o questi effetti. Non è che arrivano a quelle scelte per motivi commerciali, ci arrivano semplicemente motivi detti sopra. Qual è il pacchetto che più velocemente mi fa il risultato finale? E questo è il problema. Quindi quando avete dei dubbi, ma voglio imparare V-Ray, mi conviene rispetto a Mental Ray? Hai meno... Sì, la qualità è uguale o superiore? Sì. È più veloce? Beh sì, ma di quanto? Da 10 a 20 volte. C'è il dubbio del perché non... Quindi, l'altra cosa è, ma sì, ma io non posso perdere tempo, mo passo per Mental Ray, poi vado su V-Ray, poi ce n'è un altro. Ecco, anche questa cosa non si può fare. Non ci sono bottoncini magici. Non c'è una ricetta che funziona dappertutto e soprattutto questi ingredienti che state per vedere funzionano un po' meglio sull'architettura, altri un po' sugli effetti visuali. Quindi conoscerli vi fa adattare sulla vostra mappa mentale. Ecco perché vi dico, non vi fissate sul software. Certo che dovete apprenderlo e lo dovete conoscere bene. 3D Studio Max, perfetto, e va benissimo. Magari vi va bene fino all'architettura, vi va bene fino all'organico, vi va bene i videogame, cominciate a vedere che dovete fare effetti visuali e infatti si pianta. Per motivi suoi, per motivi... Ce ne sono altri che costano 5-6 volte meno. Uno, Cinema 4 d'oro, che costa pochissimo. Voi dite, ma tanto io... 1.000 o 1.000. Uno deve comprare licenze. Prendere Blender open source, o Cinema, o Max. E vi dico che sinceramente, chi deve fare architettura, spendere per Cinema... Per Max al posto di Cinema 4D non ha proprio senso. Tanto più che Cinema 4D ha anche V-Ray. Quindi se ho anche appreso V-Ray dentro Max, me lo riporto pari pari dentro Cinema. Ecco, l'altra cosa interessante è che se capite il metodo e i software principali, è un po' come cambiare modello di automobile. Passare magari da una 500 a un Ferrari, ma comunque si tratta sempre di guida. Cioè, dobbiamo avere delle accortezze, ma non ci sono sconvolgimenti. Quindi devi anche invece al cambiamento. Certo, il cambiamento da un software all'altro non avviene in poco tempo, c'è bisogno almeno di qualche settimana se non di qualche mese, però non è la fine del mondo. Allora, io non conosco ovviamente il vostro grado di apprendimento del 3D, voi avete fatto tutti questo corso di Max con l'associazione? Tutti? Ci sono anche persone a digiuno che hanno utilizzato altri software a parte Max? Max a che livello? Le cose che ho visto io su Facebook con le teiere, la coperta e l'erba? Per capirci, per l'immagine, perché non c'era un tiro. Se avete fatto queste... Se abbiamo tante cose, lo dico perché sembrerebbe riduttivo, perché
ci mancherebbe, però. Per capirci, quello che ho detto lei, io parlo per i miei ragazzi, l'hanno appreso perfettamente, perché parlare la stessa lingua, parliamo la stessa lingua. Ok, però diciamo che su questo sarò un po' più tecnico, lunedì e martedì, e oggi e domani quanti sono entrati sul 3D e l'altro, quindi magari i ragazzi che sono, alzate la mano, quelli che già hanno infarinature di Max, ok, tutti gli altri non hanno mai approcciato il 3D o hanno cominciato a vedere delle robe o hanno aperto ZBrush, no, sentite un richiamo ma non per forza, ok, no, almeno anche per adattare certa terminologia, comunque cercherò di spiegarlo almeno la prima volta, voi fermatemi. No, non ho capito, che hai detto pipeline, che sto terminaccio, quindi non abbiate paura, anche di mi faccio prendere la mano, posso dare per scontato delle cose ovviamente. Allora, quello che ho detto non è a giudizio di Mentarray o di Max in senso, vale in genere, però è un ottimo modo imparare da Max e da Mentarray perché sono strumenti sufficientemente estesi e semplici, ma vanno superati se volete lavorare. Ve lo dico perché avete mai sentito dire che hanno fatto un film con Mentarray? No, tanto per. Quindi, o uno spot con Mentarray? No, invece di V-Ray ne avete quanti ne volete. Però è anche scorretto imparare V-Ray senza Mentarray, perché vedo anche fare queste cose nelle scuole. Per cui in realtà lo si impara per apprenderlo, o anche, se non è modo del corso, è compito vostro, mica tutto arriva dagli insegnanti. Adesso sapete che c'è questa bestia strana di cui vi hanno parlato, ma tanto dopo V-Ray ce n'è un altro che è Arnold, quindi non disponibile per Max, in cui l'efficienza si moltiplica. Dal nostro punto di vista efficienza significa meno parametri possibili, più velocità possibile. Quindi vi farò anche un discorso veloce sull'hardware. Quanto devo spendere per essere efficiente? E adesso devo proprio spendere un capitale? In parte l'abbiamo detto, cioè basta che non sia Mac, va più o meno bene tutto. Il problema del Mac non è che non sia adatto a fare grafica, anzi il video, tutto quello che riguarda cose non 3D è il non plus ultra. Il problema è che non ha schede quadro, non ha schede video di alto livello. Questa macchina qui ne monta una da 600 euro, ma arrivano fino a 6.000 euro. E i Mac ancora stanno aspettando i driver che arrivano, ma manco i Mac Pro. E questo tipo di roba, quando arriverà, costa 4 volte a parità di potenza. Tanto montano gli Intel, ragazzuoli. Montano le schede video quando ci sono uguali. Perché devo pagare 4 volte? Perché è bello il barattolino? Sì, per un film, ma io non devo farlo vedere dentro una ripresa cinematografica, ci devo produrre il film. Con lo stesso budget ne compro due di macchine, se non quattro. E quello che sto per dire è che spesso questa roba qui sono 8-10 macchine collegate per accelerare i tempi, visto che li possiamo mettere in rete. Allora perché devo buttare i soldini che per quanto ce ne siano non sono infiniti, se con lo stesso budget posso comprare PC? Quindi i Mac che utilizziamo correntemente vanno benissimo, soprattutto per fare video, ma per dirne una, 3D Studio Max non gira sul... non è cosettina da poco. Peraltro 3D Studio Max, per detrattori o proattori, insomma fate come volete, è comunque l'80% di tutto. Quindi è anche corretto che una scuola passi da Max, perché è più facile trovare lo studio che lo utilizza. Però vi dico anche, date un'occhiata anche a Maya, che ha un approccio più, diciamo, complesso, con asset più complessi, e che non è pesante in tasca. Ok, pensate in streaming Apple che sta prendendo la registrazione e dice ok, adesso la pubblicità non gliela daremo mai più, infatti non ce l'hanno mai, ma comunque, ok, parte gli scherzi, va bene in questo modo? Ok, allora, no, assolutamente, interloquire, certo. Installa Windows tramite Parallels o boot comp e diventa certo, un PC. Esatto. No, no, anzi, ma in realtà quando si fa 3D su Mac la cosa ideale è proprio usare con Cinema 4D e Modo, che sono due software tagliati abbastanza per... Però ad esempio Maya su Mac è una barzelletta. Maya su Mac nasce perché hanno fatto una lista
hanno fatto una lista di utenti, tipo 100.000, una petizione, e hanno chiesto ad Autodesk 100.000 utenti di volere Maya, ma in realtà non avrà neanche 1.000 utenti registrati, quindi continua a portare avanti sto carrozzone che si pianta ogni 3x2, cioè, vabbè, utilizzare Maya sui Mac, soprattutto su asset complessi, e gli asset non sono certi solo l'interno, ma magari sono 10 creature o simulazioni complesse. Quindi quando vi dico questa cosa non lo prendete in senso assoluto, perché se devo impararlo, devo fare un piccolo interno, vanno benissimo anche i Mac. Il problema è che lavorativamente il piccolo interno non è che sia proprio l'esempio calzante, ho bisogno di cose pesanti, ho bisogno di aggiungere più mobili o più componenti, e il Mac si inchioda, perché ha un problema chiave che è la scheda video. Vedremo che la scheda video interviene anche nel calcolo adesso, quindi nel rendering, oltre che nella visualizzazione. E se tarpiamo le ali in produzione fin da subito abbiamo un grosso problema. Metteteci pure che l'avete pagato il doppio e assomiglia molto a una fregatura, nel senso che non ci posso produrre, e quindi è un problema. Per cui non vi fate grossi invece problemi ad avere anche Windows 8 o 7 o quello che vi pare, perché comunque il passaggio con i Mac non è per niente così complicato, anzi è anche divertente cambiare schede, mettere schede RAM o d'altro, farvelo fare dall'amico senza spendere fortune. E tra l'altro la cosa incredibile è che parliamo di stessi componenti da una parte all'altra. A onor del vero devo dire che gli iPad di Mac di Apple sono stabilissimi, quindi il mio giudizio su Apple non è, o gli iPhone, cioè, per carità, hanno fatto la storia dell'informatica e la stanno ancora facendo, ma non sono per tutte le stagioni, e ancora sulla componente grafica 3D avanzata non ci siamo. Quando succederà che monteranno schede quadro, schede Tesla e anche altra robetta che i PC hanno da un pezzo, ne riparliamo, al momento non li supportano. Ok, allora, intanto c'è un po' da capire, voi fate Max, fate anche un po' di Photoshop immagino, quindi. Sì, perché abbiamo fatto praticamente studio di Alpha Channel, ok, cose. Video? Video, che cosa intende per dire? After Effects, no, After Effects o... Vabbè. Però sotto questo aspetto no, diciamo, okay. È il Photoshop animato alla fine, però è una componente che ci occorre. Ok, allora al di là di questo però vi devo anche dire come tutto funziona in produzione e quali altre cose eventualmente aggiungeranno per il loro conto, aggiungerete o di cos'altro c'è bisogno. Comunque, intanto vi ho detto dell'anatomia umana, ma anche disegno anatomico in realtà. Ma anche scultura aiuta molto come componente, soprattutto se vi volete staccare un po' dall'architettura, dalla rappresentazione del territorio e andare sull'organico, quindi sull'umano, sulla creatura, sul medicale o su altre componenti. E poi altra cosa interessante, tanto abbiamo pochi argomenti, che tutta questa robetta qui sta configurando, già lo era, una delle figure più richieste sul globo terracqueo, cioè il grafico 3D, ma adesso quello che sta succedendo e che state per diventare ultra richiesti, se prima eravate richiesti, con la stampa 3D. Perché devono fare i conti con noi o con voi, necessariamente. Per la prototipizzazione, ma per un sacco di campi che adesso sono solamente all'orizzonte. Uno degli ultimi che stanno, e ce n'è anche un filmato che è andato su CNN, è la stampa degli organi 3D. E dovrà fare un grafico 3D, anche se non è un medico, insieme a un medico. Hanno già stampato nasi per trapiantare lembi di pelle ed altre componenti. I cinesi in questo sono abbastanza avanzati. Non vi deve spaventare che cosa ci vado a stampare in 3D. A voi interessano i software per farlo, perché affiancati da tecnici potremo stampare tutto. Al momento stanno stampando dolci. Quindi se io ho una cartuccia con gli ingredienti, la stampante mi stampa dolci, cioè i cibi. Immaginate che al di là dell'aspetto o del colore o del sapore, il medico mi faccia la dieta o mi faccia arrivare questa cosa qui sotto forma di tocchi proteici, anche per persone che magari hanno delle malattie, direttamente da una stampante, senza che voi vi muovete. Ma la frontiera è ben altra, oltre a questo degli organi che è ancora in corso e che in parte stanno già facendo. Trasmettere oggetti, quindi vi serve un iPhone nuovo, ve lo stampate. Cioè un oggetto funzionante. E ci deve stare qualcuno che questa volta userà dei software un pochino diversi dai nostri,
Rhino o Rhinoceros 3D di design, ma tanto è sempre una branca del 3D, non c'è niente di differentissimo da quello che facciamo. Sì, abbiamo delle curve che si chiamano di classe A, un modo di fare superfici leggermente diverso, ma ricadiamo sempre nel max più tutto quello che ne consegue. Bene, tutti questi, ve ne ho detti 4-5 che mi venivano in mente, il più giocoso che ho visto, che tra l'altro costa 1000 euro, e che pagando 1000 euro e mandando una... un esame ecografico del feto in Giappone, con 1000 euro vi fanno la stampa del feto 3D, anche ingrandito. Voi dite a che serve, ma in realtà i genitori, molte mamme e volte anche papà, vogliono questo tipo di ricordo e ve lo danno anche già traslucido dentro una boccia di vetro tipo liquido amniotico. Ed è un gioco in qualche modo, no? un passatempo. Eppure... si vedono start-up o successi incredibili con robette di questo genere. Per farvi capire comunque che, lo vedremo, è connesso con quel soft 3D che avete visto prima. Anche lì non bisogna saper disegnare come per l'architettura, in qualche modo ho degli artifici geometrici, però prendo una TAC. E già adesso potete prendere una TAC del vostro ginocchio o di che vi è capitato di un qualunque altra parte del corpo d'organo e farlo leggere a un soft 3D. Quindi fare effetti da questo punto di vista. Quindi dobbiamo anche distinguere tra quelli che sono i dati che noi modelliamo, cioè realizziamo, e i dati che noi acquisiamo, che sono numerici e sono precisi, laser, esami medici, eccetera, eccetera. Ok, fine del preambolo, possiamo iniziare. Allora, se non avete domande fondamentali o che vi serve, alcune cose le riprenderò, il costo delle macchine... quanto costa fare un'immagine, quanto costa al secondo un'animazione, quante persone, eccetera, ci arriveremo adesso che vedremo la struttura. Se avete domande, diciamo, che vi scappano da un momento all'altro, continuo e poi magari... Allora, io inizierei con un filmato che non so quanti di voi conoscono e che quindi apre un po' le menti. Questo filmato si chiama World Builder, costruttore di mondi. Ed è anche un bel esempio perché è uno dei pochi filmati fatto da una persona e poco più. Quindi sembrerebbe contraddire che io da solo non posso far tutto. In realtà... cioè almeno il grafico 3D è chi ha fatto video. È capitato di vederlo? Conoscete? Qualcuno? Un inedito. Questo è una cosa che ha fatto un utente americano qualche anno fa, da solo, diciamo. Ed è un esempio, ok, le riprese queste sono reali ovviamente, quindi è anche un bel esempio di 3D compositato. Spesso il 3D da solo non è sufficiente, questo è il motivo di avere anche dei software video, cioè il Photoshop animato, After Effects in primis, ma anche Nuke subito dopo, perché posso integrare sullo sfondo verde, come è successo in questo caso, la ripresa. Tra l'altro il grafico è anche lo stesso protagonista, o comunque è tutto fatto in casa, ma vi fa anche capire, soprattutto per chi ancora 3D, il 3D non l'ha iniziato, le potenzialità, quindi costruire mondi. Anche questi display che vedete bidimensionali, no? Sono aggiunti in post-produzione, non li facciamo in 3D. Ok. Anche, esattamente. Però mi serve proprio un altro discorso. Intanto le potenzialità, costruire mondi. Questo è quello che fa il grafico 3D. In questo caso c'è un contenuto anche un po' più emozionale, va, diciamo così, filmico. Ci vedete anche il mirror, il cut and paste, un po'. Ci sono dei rimandi a alcuni strumenti canonici della grafica tridimensionale. L'illuminazione nude look, quindi prima di mettere i materiali andare a vedere l'illuminazione, l'estrusione, o il bevel, booleano, insomma, cose di questo genere. Il loft, array, insomma. Alla fine sta descrivendo un processo canonico, però lo usa in maniera narrativa, vedete anche la scrittura del testo.
scelta delle texture, texture painting, di shader. Un mondo, esatto, infatti World Builder è proprio costruttore di mondi. Poi c'è anche un po' di poesia. Una specie di borgo italiano, quindi c'è molto di citato. Questo lo vedremo con RealFlow, un software per fare fluidodinamica direttamente, tipo getti d'acqua, fontane. Quindi aggiungiamo a Max solitamente, no? Qualunque pacchetto 3D. Ma ragazzi, percepisco che non è passato perché perfetto. È un errore madornale, infatti. Andavo ovviamente da Milano, da qui. Allora, ricordo che lei giustamente faceva notare... Conosce i cremonesi, quindi. Sì, faceva notare giustamente lei che praticamente lei diceva che cosa mi serve avere delle caustiche perfette, esatto, quando la storia magari... Esatto, non c'è. Non... Esattamente, che, sì. Che si riallaccia al discorso... È un tecnicismo e basta, esattamente. Si riallaccia al discorso di Giovanni. Assolutamente, assolutamente. Esatto, infatti il film citato è un ottimo esempio di come non si fa la grafica 3D. Non si fa, nonostante perché... la tecnica avanzatissima. Esattamente, così. E così se non c'è comunicazione, se non c'è trasporto emozionale, non ha nessun senso. E questo è il motivo per cui se viene asservita invece alla comunicazione è un mezzo potentissimo. Questo esempio lo mostra. E anche forse un po' lungo, se volendo si poteva sintetizzare, però comunque... Diciamo che si è fatto prendere la mano l'autore, costruisce in realtà un mondo. In realtà noi faremo una cosa molto più complessa di questa lunedì e martedì con Lumion. Quindi quello che era fantascienza o citazione qualche anno fa è già fattibile con un software. Cioè spostare il sole, la vegetazione, ma non di un albero o due, di miliardi di alberi, è una cosa fattibile. Ora, qui è caricato ovviamente di significati particolari, per cui lui ha costruito questo mondo. Ok.
questo finale dove scopriamo, ok, che lei è praticamente in coma, quindi gli ha costruito un mondo per incontrarla in qualche modo. Il software utilizzato è uno dei minori, cioè Lightware 3D, ma non mi sembra che sia importante ai fini della storia. Ha importanza se fosse stato utilizzato Max piuttosto che Maya, piuttosto che... Ok? E questa è la componente che ci guida. Quando la grafica 3D moltiplica o consente un messaggio, veicola un messaggio che non potremmo, sarebbe difficile comunque far arrivare con i mezzi tradizionali. Ecco che il 3D diventa potentissimo. Quando consente di esprimere cose che non posso esprimere con mezzi tradizionali o comunque non con la stessa velocità, trasporto, contenuto. E per cui tengo a far vedere questo come inizio, perché il tecnicismo va in secondo piano rispetto a quello che voglio realizzare. Qui lo vedete. Tra l'altro il software video è Digital Fusion, quindi anche il video non è After Effects o Nuke, è un altro minore. Cioè lo strumento asservito alla comunicazione, questo è il centro. Se voi capite questo passaggio, state già a metà del guado, perché vuol dire che sì, ho capito, menu sotto menu aggiungi un tornado di particelle, è bello da vedere, ma comunica solo il tornado di particelle, è un tecnicismo. Bello, serve per apprenderlo, ma non mi dà nulla dal punto di vista della storia. E invece il 3D è raccontare storie, solamente con i Minion. Quindi gli stessi autori, volendo fare lo stesso discorso del scratch, lo scoiattolo, del comprimario che faceva ridere per delle gag, hanno finito per cannibalizzare la serie principale. Perché è divertente, perché anche se non parla, si fa voler bene o comunque sono piacevoli in tutto il mondo, quindi fanno discorso globale a livello di comunicazione. Ci interessa se lo fanno con Max, con Softimage o con Maya? L'interesse può essere solamente tecnico, nel momento che l'hanno disegnato, nel dire quanto ci metto a farlo con Max, con Maya e con Softimage, al di là dei grafici, questo ci interessa, non del pacchetto fine a se stesso. Allora, questo è un secondo esempio, ne vedremo anche altri, ad esempio, sugli effetti visuali, perché il 3D, come anche nei videogame, ha anche un grande potenziale, abbattervi la soglia dell'incredulità. Quando giocate in 3D siete voi il personaggio, quando vedete questo tipo di roba state all'interno della storia, quando vedete un catalogo scavolini virtuale, noi stiamo costruendo storie con un'immagine, quindi funzionano quando c'è questo tipo di transfer, di comunicazione ampia, e non potete pensare che sia solo casuale. Può essere stratosferica come nei Minion, non prevista nei minimi dettagli, ma vedrete esempi dove questa componente di concept, si chiama, di progettazione dell'idea, va avanti per 3-4 anni, e dove metto a contratto dei disegnatori che fanno solamente quello di sperimentare il tratto o la linea, ok? Quindi a monte di bellezza o di successo di questo genere devono starci per forza tecniche tradizionali, e quindi una professione che non morirà mai è quella del concept designer, del disegnatore che inventa anche lo stile, non solo il personaggio, perché vengono messi a contratto nelle prime fasi di produzione e spesso continuano anche dopo. I 3Disti verranno molto dopo, e anche chi fa Photoshop eccetera, e vi assicuro che parte da disegni, da blueprint pronti, quindi di suo mette ben poco. La stessa tutina deve stare attento di stare nei contorni, o magari usa Marvelous Designer per far cadere velocemente la tutina addosso senza che impazziate a tirare punti e o d'altro. Cioè si usa un po' di fisica, di simulazione, anche qua, perché potrei farlo comunque a mano? No, ci metto 20 volte di meno, quindi lo faccio con una simulazione. Vedremo un sacco di strumenti che sono automatismi, però imparare tutto da zero e a mano ci consente di intervenire sempre a modificare, a non affidarsi solo alla plugin o al modulo. Allora, mi fa particolarmente piacere che voi abbiate invece questo tipo di formazione, e comunque sia vi invito a essere curiosi su questo genere, perché il nostro viaggio parte da qua. Parte dalle mani sulle grotte. Conoscete questa? Lascaux, Spagna, Francia? Questa è la Cappella Sistina delle mani. Cioè, l'uomo passa da questo a questo. Ora, questo discorso qui mi serve per legarlo al 3D, alla grafica, ma anche per farvi capire quanto è innato la comunicazione. La comunicazione fa parte dell'uomo. L'uomo cambia gli strumenti, la velocità,
ma vuole comunicare. Ed è interessante vedere questo tipo di cose, tra l'altro anche multifocale, quindi ce lo ritroviamo in Europa, ma anche con gli aborigeni australiani piuttosto che l'Africa. Cioè l'uomo non sa disegnare ancora qui, e soprattutto vi invito a pensare, a immedesimarvi all'interno di questa grotta. Stanno al buio, hanno appena scoperto il fuoco, forse neanche così bene, hanno paura, eppure danno un segno di sé. Non è rimasto niente dell'uomo o della donna che ha fatto questo, in realtà è una donna, e vedete l'importanza di questa cosa, ma non sa disegnare, quindi come fa a fare l'impronta di se stesso? Da studi antropomorfometrici si è visto che questa è la mano di una donna primitiva, e c'è una grandissima importanza perché la donna da questo punto in poi non potrà mai fare il mago, l'immagine, verrà relegata da una parte. In realtà la prima scintilla espressiva ci arriva da una donna, in realtà abbiamo anche un piede sotto queste mani, quasi come fosse una firma. Ma la cosa incredibile è che il calco è fatto soffiando una polvere intorno, cioè in negativo. Cioè c'è già anche della tecnica all'interno e con delle torce probabilmente. Allora, questa cosa mi serve anche per dirvi che immagine, imago, immaginazione, magia hanno la stessa radice. Anche noi ci chiamiamo imago edizioni, non a caso. Lo hanno in latino, in greco e continuano ad averlo anche nelle lingue arcaiche, antiche. Cioè, l'uomo vuole subito marcare il territorio, non essendo, insomma, metà scimmia, metà d'altro, non lo fa solamente con liquidi corporei, che sono evanescenti, ma impara addirittura a farlo, non so che vuole il security center, nulla. Ok, marcando una grotta di questo genere, e si è anche ipotizzato che questo fosse un rito in qualche modo. Quindi noi leghiamo, pensate ai pentacoli, pensate a tutto quello che è disegno a terra, il potere dell'immagine e del disegno con la magia. E per caso l'amico che sa disegnare bene non viene sempre invitato, mi fai il ritratto, guardi questo, cioè viene sempre visto come una cosa particolare, o adesso si fa anche con i fumettisti, no? Sono diventati nuovi maghi dell'epoca, mi fai Spider-Man in reale, Dylan Dog piuttosto che altri supereroi. Cioè abbiamo anche un'ammirazione particolare per chi fa disegni manuali, quindi è una cosa proprio interna nostra, ed è incredibile come ho proprio bloccato la macchina, no? Posso andarci anche così? Sì. Ok. Ok. Allora, addirittura dopo la mano cominciano a prendere un bastoncino nel fuoco per fare, cioè, quanti milioni di passaggi sono stati necessari per fare una roba di questo genere, al buio dentro una grotta che forse ho dovuto pure cacciare mamma orso con altre belve prima di impadronirmene, per lasciare una cosa di questo genere che è animata, cioè è statica come immagine e c'è un movimento, insomma, non lo vedete il motion blur qui? Qui c'è una sfocatura. Sì, è vero che sono i livelli quasi egizi della stessa sagoma moltiplicata, ma c'è un tentativo di dare un movimento a un'immagine statica, e l'uomo è poco più che Neanderthal, cioè sta uscendo, non sa neanche parlare, fa dei versi, e addirittura il segno, la grafica, è precedente al parlato. La conquista nostra più grande addirittura segue quella ancora più grande del parlato, che è il fuoco. La civiltà non solo umana non è attuabile senza il fuoco, quindi senza il domare il fuoco non possiamo, dal fulmine al bastoncino arriva il disegno, poi arriva il linguaggio per rappresentarlo. Cioè questa cosa è straordinaria, e soprattutto è straordinaria sapere che le prime prove sono femminili, perché l'uomo ha paura già di una creatura che è in grado di generare la vita, che non sa fare, e poi cerca di confinarla dicendo no, mo mi pare un po' troppo, e quindi perdiamo, il mago comincia a diventare una figura maschile perché la figura femminile viene messa da una parte. Ed è anche interessante notare che questo è il procedimento con cui Michelangelo incide sul marmo la Pietà, o come facevano a scolpire. Arriva a Carrara, si prende il blocco, mette i blueprint, quindi le tre viste della sonometria normale, frontale, laterale, fa quello che noi vi facciamo in 3D, mette un cartone dove ha disegnato su della carta oleata,
prende il carboncino per dargli il tratto, poi con dell'altra fuliggine dà il contorno e comincia a togliere tutto quello che non gli serve su questa sagoma, in qualche modo. Quindi vedete come sono legati? E sono legati anche con una bambina di 5 anni o di 4 anni che comincia a disegnare la mamma al centro del foglio, vestita come Belle, e qui Disney la fa da padrone. Ma la cosa interessante è che rispetto alle grotte gli ha fatto i capelli di Rapunzel come se fossero una grotta. Quindi, soprattutto chi ha fatto storia dell'arte e anche storia più recente, la centrale della figura, la trinità, mamma, bambino, eccetera, eccetera, la figura piramidale, è insita. Una bambina da 3 a 5 anni disegna secondo i dettami visti in tutta la storia dell'arte. E quindi vi fa una capanna che sono i capelli della mamma, che sono i capelli della mamma Rapunzel, per confinare questa figura. E guardate dove mette la figura.